Eccoci qua ragazzi, bentornati, benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo il Technics giradischi SLQD22 a trazione diretta, controllo al quarzo, e scopriremo che ha qualche problemino di meccanica barra elettronica. Togliamo il case e partiamo. Vai! Allora, sganciamo qui il braccetto, diamo corrente, accendiamo e vediamo subito che c'è un problema, in quanto la spia del queuing lampeggia, invece dovrebbe essere di color rosso fisso, non lampeggiante, e indicherebbe che il braccetto è sollevato. Viceversa, la spia spenta indica che il braccetto è abbassato. Infatti qui vedete che è sollevato. Allora, il problema probabilmente è grasso indurito. Quindi magari scaldando o lasciandolo lì in un ambiente un po' più caldo, questo va a sistemarsi comunque. Infatti, se vedete qui, io vedete, sposto il braccetto, ma ha tensione, come se lui non capisse in che posizione è, come se fosse ancora in movimento. E quindi c'è sia un problema legato alla scheda elettronica sua e sia un problema legato sicuramente al freddo. Bene, allora, che fare? Innanzitutto dobbiamo girarlo sotto sopra. Mettiamo il case e procediamo praticamente a girarlo sotto sopra. Eccolo qua. E abbiamo queste quattro viti qua intanto da svitare. Dobbiamo togliere i piedini ammortizzati, eccoli qua, che hanno questa bella molla di ammortizzazione. Due. Togliamo anche questa. Scheda di controllo, la PCB. Su questa scheda ci interesseranno in particolare per le tarature due punti, la VR402 e la VR401. Queste due resistenze variabili servono poi per andare a tarare due voltaggi di corrente 8 e 4 volt in punti specifici dove il braccetto andrà a posarsi sul piatto. Ma andremo a vedere il tutto in un altro video dedicato ai test e alla calibrazione. Qui c'è un'altra scheda, qua c'è il motore col controllo, un po' di componenti, Technics, Made in Technics, Alimentatore. fusibile, presumo sia buono perché altrimenti non avremo la spia di accensione rossa. Da 500 mA. Eccolo qua. Questo è il motorino di controllo del braccetto. Qui l'ingranaggio del piatto con il controllo diretto tramite scheda, a trazione diretta, quindi appunto senza cinghia. Proviamo ad aprire questo che magari li controlliamo il grasso, mettiamo magari un po' di vasellina filante. Vediamo un po' queste viti se sono tutte uguali. Intanto no, quindi me le metto da parte in ordine. Un altro cacciavite, eccola qua. Vediamo un attimo se questo esce. Vedere sto blocchetto qua. C'è un po' di merdaio qua. Magari pulirlo un po' e rimettere un po' di vasellina filante non sarebbe male. Andiamo una pulita intanto. La settina era buona e poi mettiamo un po' di vasellina filante, che insomma dovrebbe fare
al caso nostro. Eccola qua, mi è messa sul dito e la smerdiamo per bene qua. Una bella ditata. A posto. Niente, lo rimettiamo su così com'era. Proviamo a rimontarlo. Qua in sede, questo va messo così per sotto. Eccolo qua. Va incastrato così per sotto. Questa in sede, sì. Iniziamo a mettere un po' di viti. Poi c'è quella lunga. Quella lunga mi pare andasse qua, sì. E questa qua, senza spannarle magari, perché pur essendo a stella, se non si ha il cacciavite corretto, a stella non vunzia e quindi tante volte si va anche meglio con il taglio. Bene, sembra a posto. Sì, abbiamo ancora il problema di queuing, infatti qui quello che alza e abbassa il braccetto, questo è il tasto che alza e abbassa il braccetto, lampeggia e non si sblocca, infatti questo rimane alzato, ma tra l'altro rimane anche bloccato a fine del disco. Le velocità le rispetta, sì, sembrerebbe essere ok. Praticamente ci indica che c'è un errore nella gestione del sollevamento del braccetto. Proviamo a dare un'occhiata al pistoncino che alza e abbassa il supporto, che va poi rispettivamente ad alzare e ad abbassare il braccetto. Vediamo che ha una vite a taglio. Questa vite serve principalmente per regolare quanto il braccetto deve stare sollevato rispetto alla superficie del disco. Possiamo alzarlo o abbassarlo. È meglio sempre alzarlo quei 5-7 mm come è scritto nel manuale, anche perché una volta che viene poi il braccetto rilasciato e si appoggia sul disco ha meno escursione, quindi dà anche meno impatto sul solco del disco e quindi anche andiamo a preservare la puntina. Eccolo là che sta alzato e qui niente, regolate questa vitina qua, potete regolare quanto lui deve stare alzato quando si preme il tasto queuing, anche se adesso non è correttamente funzionante. Allora, ho rismontato il blocco in modo tale da avere il braccetto libero. Eccolo qua, infatti adesso è libero, quindi non faccio altro che ora praticamente andarlo a portare qua in posizione, nella sua posizione qua d'origine. Tac, e lo mettiamo qua. Boh. Eccolo qui, questo è il pistoncino che va appunto ad alzare e sollevare quel blocchetto nero che rispettivamente poi alza e abbassa il braccetto. È un pistoncino con una molla, magari anche questo qui un attimino da lubrificare. Aperto e richiuso, apparentemente sembra funzionare, quindi la procedura di rimetterlo al suo posto togliendo l'ingranaggio sembra aver sbloccato il braccetto, che ora sembra libero, si alza e si muove, anche se abbiamo ancora dei problemi con la spia del queuing che lampeggia, e quando lampeggia appunto ci indica che c'è un errore. Vediamo anche che adesso rimane fissa, quindi lui intende che il braccetto è sollevato, però non abbiamo comunque il funzionamento corretto, perché ripremendola non si spegne e il braccetto rimane comunque abbassato, nel senso che il blocchetto
La spiace lo indica come alzato, ma in realtà è abbassato. Ora spegnendolo e riaccendendolo sembra andare nella funzione corretta, infatti la luce del queuing rimane spenta e il braccetto con il blocchetto è abbassato. E proviamo a mettere un disco, vediamo che succede. Vediamo se a fine corsa fa l'autostop, quindi autoritorna da solo. Vediamo che non lo fa e quindi continua a girare a fine del disco sull'etichetta. Pur avendo prima regolato correttamente l'altezza del braccetto, regolando la vite sul blocchetto nero, qua tra poco vedremo che succede qualcosa. Infatti premendo stop lui fa l'autoritorno, ma succede quello che non dovrebbe mai succedere, quindi vedete voi se chiudere gli occhi o togliere anche il volume. Faccio stop. Ho fatto un po' di bordello, però è andato a capo. Però ora si è ribloccato il braccio e lampeggia. No, un errore. Però lì invece si è alzato. Però non lo rispetta. Allora, ho smontato questa parte qui e questo dispositivo qui. Questo è quello che il motorino che fa andare su e giù praticamente il braccetto. Quando lo accendiamo lui gira. Ovviamente adesso non è fissato e farebbe alzare e scendere il pistoncino e il relativo blocco nero. E si ripresenta il problema con il queuing lampeggiante, quindi segnale di errore. Però con questo switch qui, premendolo, lui gira. Vediamo. Niente. Ecco, ho premuto questo e si è spento il queuing. Lo premo, gira. Premo tutti e due. Ok. Sembra rispondere ai comandi, cioè quando lo premo lui gira, premo, gira, anche se sembra avere un po' di falso contatto a volte, però fa quello che deve fare, quindi in teoria adesso rimontandolo dovrebbe essere a posto. Adesso premendo Q sembra funzionare correttamente, lui va su e va giù. Evidentemente era sfalsato quel posizionamento lì e premendo quei tasti lì si è praticamente regolato. Evidentemente l'ingranaggio era girato sulla posizione sbagliata, cioè invertita. Quando doveva essere giù era su e viceversa. E adesso sembra andare. Si alza, si abbassa. Verso la fine. Vediamo che fa. Perfetto. E torna al suo posto. Sembra essere a posto. Quindi ho l'impressione che un problema fondamentale era dovuto a come era inserito. Da come questo diciamo incastro di ingranaggi, eccolo qua, era inserito, perché mi sembra che all'inizio non era messo così, invece va messo in questa posizione qui. Lì c'è il pistillo che va su e giù, però questo secondo me non era messo così. Il tutto controllato da questo interruttore, questi due interruttori qui che abbiamo visto prima, che vengono premuti probabilmente quando il motorino gira, quindi di conseguenza quando arriva a fine corsa, a fine del disco, ruotando questi vengono premuti. Però se sono premuti in una posizione dove non deve essere, lui va in casino, quindi l'unico modo era
tirar fuori questo e resettare il queuing, perché questo è il motorino che controlla appunto il braccetto, il su e il giù del braccetto collegato al tasto queuing. Però se sono messi in una fase sbagliata gli ingranaggi, lui va in tilt e quindi continua a lampeggiare il queuing dando errori. Però premendo quei due tastini lì si fa una sorta di reset e lo si rimette in posizione. E la posizione credo sia questa.